Bentornati assistenti su Undertale in italiano. Nello scorso episodio abbiamo percorso il tratto che divide Nevischio dall'entrata delle rovine, o meglio dall'uscita delle rovine, ma anche entrata, che però non è più accessibile. Ed oggi dobbiamo andare avanti, giusto? E Papyrus ci aveva lasciato andare la scorsa volta, ma chissà perché. Ok, adoro fare il misterioso così. Prima di andare avanti, ok, sì, sono bello pieno di cibo. Devo depositare qualcosa? Sì, magari lasciamo due ciambelle ragno per poi, ok. E in questo episodio, dicevo, dobbiamo proseguire. Ma prima ci avevamo lasciati con un minimo di esplorazione di Nevischio da fare, giusto? Quindi andiamo. E salve, avventuriero. Come posso aiutarti? Allora, noi possiamo, vabbè, comprare. Vendere non c'è ancora possibile. Vuoi vendere qualcosa? Ti sembra per caso un mercatino dell'usato? Non so come funziona da dove vieni tu, ma... se spendessi dei soldi per la misecchi cerotti usati, andrei in bancarotta. Andrei in bancarotta in un baleno. Ok. Ma possiamo parlare. Saluta. Ehi là, benvenuto a Nevischio. Era da parecchio che non si vedeva un volto nuovo da queste parti. Da dove vieni? Dalla capitale? Non sembri un turista. Sei qua senza nessun altro con te? Ok, cosa si può fare qua? Vuoi sapere cosa si può fare qua a Nevischio? Se vuoi mangiare, c'è Grilby. Se vuoi leggere c'è la biblioteca. Se vuoi riposare puoi fare un pisolino alla locanda. È proprio la porta accanto, la gestisce mia sorella. E se ti annoi puoi sederti ad aperto e guardare quegli scheletri strambi fare le loro cose. Ce ne sono due, ok. Fratelli, credo. Sono spuntati fuori dal nulla e si sono stabiliti. Il paese è diventato molto più interessante grazie a loro. Ok, appunto, la storia del paese. Ripensa alle lezioni di storia. Molto tempo fa, i mostri abitavano nelle rovine, laggiù, nella foresta. In poche parole, decidemmo di lasciare le rovine e di dirigerci fuori dalle caverne. Lungo la strada, alcuni tipi irsuti, ok, gradirono questo freddo e si fermarono qua a Nevischio. Oh, e non credere di poter esplorare le rovine. La porta è chiusa da secoli, quindi, a meno che tu non sia un fantasma, o che tu possa rimpicciolirti, scordatelo. Ci siamo già stati, non ti preoccupare. La tua vita? La mia vita è quella di sempre. Un po' claustrofobica, però in fondo sappiamo tutti che la libertà è alle porte, no? Finché ci sarà speranza, possiamo stringere i denti e affrontare le difficoltà, giorno dopo giorno. Così va la vita d'altronde, non credi? Ok, che cosa triste gli umani sono dei mostri. Ciao ciao, ritorna presto. Ok, perfetto. E ricordate, no, quello che ci ha detto di andare alla locanda? Bene, andiamoci. Mamma dice che riposare può far recuperare più dei PS massimi. Cos'è un PS massimo? Benvenuto alla locanda innevata, il migliore hotel di Nevischio. E anche l'unico. Per le notte fanno 80 G. Ecco la porta per la tua stanza. Copriti bene. Ehi là, sembra che ti sia fatta una bella dormita. Il che è incredibile, dato che sei stato in camera per solo 2 minuti. E rieccoti i tuoi soldi. Mi puoi pagare se vuoi rimanere per la notte. Esatto, e se adesso andiamo a vedere le options. Pocket, 30 PS su 20. Questo è un modo per avere un po' più di vita, soprattutto nella Run Pacifist, è utilissimo. E si può fare solo nella Run Pacifist. Quella tipa laggiù? C'è qualcosa di lei che mi mette a disagio? Non trovi che il mio piccolo cannellino sia adorabilissimo? I canigli sono così carini. Dei ragazzacci hanno tormentato un mostro in zona decorando le sue corna simili ad alberi. Quindi abbiamo iniziato a dare a quel mostro dei regali per tirargli sul morale. Adesso è tradizione mettere dei regali sotto un albero decorato. Si chiama Natale. Yo, nemmeno tu sei un adulto, vero? Lo capisco perché stai indossando una maglia a righe. Mi stai dando del carcere? Ah no, anche lui ha le maglie, giusto? Peccato che quello sia il tuo corpo, perché sei nudo, ma ok. Questo villaggio non ha un sindaco, ma se dovesse esserci un problema, uno scheletro lo dirà ad una donna pesce. E questa è la politica. Sicuramente meglio dell'Italia. E qua siamo dal Grilbys. Grilb dice che ti offrirebbe un bicchiere d'acqua, ma che... non tocca quella roba. Ah, giusto, è fuoco. Questi cani fanno parte della Guardia Reale, la milizia d'élite guidata da Undyne. Lei è rude, chiassosa. E le ambulanze fuori sono delle bastarde. Sorprenderebbe che tutti i ragazzini vogliono essere come lei quando saranno grandi.
Vado a pesca di qualche ragazza oggi. Qualcuno mi ha detto che il mare è pieno di pesci. Beh, lo voglio prendere alla lettera. Voglio letteralmente uscire con un pesce. Sta giocando a poker contro se stesso. Madonna, che sembra che stia perdendo. Ma quindi anche vincendo. Ok. Pensavo di procurarmi un collare borchiato per far risaltare che la mia personalità. Comunicherebbe tipo: mettimi il guinzaglio e portami in giro, per favore. Che tristezza. Non importa dove vada, è lo stesso menù, le stesse persone. Aiuto, voglio altri drink. Ragazzi, focosi. Il cibo degli umani non è differente dal cibo dei mostri. Del tipo che può andare male, a male. E quando lo mangi passa attraverso tutto il tuo corpo. Disgustoso. Lo vorrei provare qualche volta. Ok, senti zio, io mi sono mangiato del pane scotto da 2 mesi, tipo non molto tempo fa, e non è stato piacevole. La capitale sta diventando sovraffollata e ho sentito che vogliono iniziare a venire qui. Non voglio assistere alla fine della nostra cultura locale. Ma sicuramente voglio assistere a qualche damelino di città che scivola e cade sulle chiappe. Ok. Quindi, la biblioteca ci andremo poi, ragazzi, perché è pieno di lore lì. Tutti sono sempre a ridere e scherzare, provando a dimenticare le nostre crisi moderne. Monotonia, sovraffollamento, niente luce del sole. Mi unirei a loro, ma non sono un tipo molto divertente. Lo sappiamo che il sottosuolo ha i suoi problemi, ma proviamo a sorridere comunque. Perché? Non possiamo farci nulla, quindi perché dovremmo esserne tristi? Gli umani sono dei bastardi, vi giuro. Odio me stesso. Ah, che bella bussata. Forse se non rispondo la sentirà di nuovo. Non si può entrare qui. Ah, fossi ancora giovine. Il mondo sembrava davvero senza confini. Non mi farai diventare... Dicevo, non mi farai fare l'umano di nuovo, vero? Giochiamo a mostri umani. Ok, sì. E qua c'è una cosa abbastanza importante. C'è un lupo di ghiaccio che butta cubi di ghiaccio in un lago. A cosa servirà? Beh, lo vedremo poi. E qui, ragazzi, vabbè, parte la biblioteca che ripeto non voglio fare ora perché ci stiamo mettendo già troppo. Ma qui c'è... È una cassetta delle lettere piena di pubblicità non letta. Questa cassetta ha su scritto Papyrus. Guardi dentro. È vuota. Questa è la casa di Papyrus e Sense. Ma ce n'è un po' e questo è chiuso dall'interno. A cosa servirà? Beh, lo vediamo. E inoltre questi glue cosa fanno? Beh, è il modo più facile per passare da una parte all'altra. Non ti va di camminare fino in fondo al villaggio? Prova i tunnel del sottoneve. Sono disposti con efficienza. Infatti da qui possiamo volare fino quasi alla fine del villaggio. Quasi. E ora andiamo avanti. Essere umano, permettimi di rivelarti dei sentimenti complicati. Sentimenti come la gioia nel trovare un altro amante della pasta, l'ammirazione per l'abilità di risolvere puzzle, il desiderio di essere ammirato da una persona intelligente e simpatica. Questi sentimenti devono essere ciò che stai provando in questo momento. Riesco a malapena a immaginare come tu possa sentirti. Dopotutto sono uno scheletro fantastico. Non mi sono mai chiesto cosa sia avere tanti... come sia avere tanti amici. Mi dispiace per te, umano solitario. Ma non temere, non patirai più la solitudine. Io, il grande Papyrus, diventerò tuo... No, no, così non va. Non posso essere tuo amico. Tu sei un essere umano. Il mio compito è catturarti. Solo così potrò esaudire il mio più grande desiderio. Potere, prestigio, popolarità... Così sarà Papyrus, la nuova recluta della Guardia Reale. Papyrus blocca la strada. Osserviamolo. Attacco 20, difesa 20. Gli piace dire... E ha degli attacchi molto scarsi, vero? Beh, non ci prenderai mai. Papyrus sta scuotendo le sue ossa. Come fa? Vabbè. Corteggiamolo. E che? Ci stai provando con me?
Infine hai deciso di rivelare i tuoi sentimenti? Beh, io sono uno scheletro con degli alti standard. Oh no, hai superato tutti i miei standard! E beh, cucinare non è esattamente la cosa più difficile del mondo. Immagino che questo significhi che dovrò uscire con te? Usciremo dopo che t'avrò catturato. Beh, sicuramente non si attacchi così, Papyrus. Papyrus sta pensando a come vestirsi per l'appuntamento. Oh no! Usciremo dopo... Ah, ok. Devo fare gli spari, scusate. Non ricordo bene questa parte. Quindi non vuoi lottare? Allora, vediamo cosa ne pensi del mio famoso attacco blu. Beh, ci ho già spiegato senso, quindi basta stare fermi, no? Giusto. Sei diventato blu. Questo è il mio attacco. E ragazzi, sei diventato blu. Ok, nuova meccanica per l'appunto. Quando siamo blu, dobbiamo saltare per evitare gli attacchi normali e stare fermi per evitare gli altri attacchi blu. Inoltre questa host si chiama... non ricordo minimamente. Ve la lascio adesso il titolo perché non ricordo. Chissà come dovrei vestirmi. Whoop. Whoop. Non ho mai giocato da controller ad Undertale. Ci ho sempre giocato con la tastiera ed è molto più facile con il controller. Che... No, non sto pensando all'appuntamento. Non costringermi a utilizzare il mio attacco speciale. Sento già il sapore della mia futura popolarità. Ho schivato tipo malissimo con l'ultimo attacco e vi sto lasciando pezzi della host perché è stupenda. Papyrus, capo della Guardia Reale. Mi devo concentrare. Papyrus, spaghettaro ineguagliabile. Andai in sala fiera di me. Ok, è già la seconda volta che ci nomino questa... Ci nominano. Ce la posso fare. Questa Undyne, ma... chissà chi sarà mai. Vero, trader? Yes. Erle pote... Ah, ok. Poterà una siepe a mia immagine e somiglianza. Avevo capito. Potrà. Aia. Non bastava fare così. E il mio fratello... E beh, lui non cambierà più di tanto. Curiamoci un po', va. Crust Cara, non so cosa sia. Comunque, gelieto. Amati come io amo te. I tuoi PS tornano al massimo. Amore. Avrò migliaia di ammiratori, ma... Ci sarà mai qualcuno che mi adorerà tanto quanto te? Una persona come te è davvero molto rara. Sto sbagliando tipo tutto. E poi le reazioni a distanza sono difficili. Posso confermartelo questo. Sto facendo tipo schifo. Soprattutto dopo la cattura e la deportazione. Oh. Ok. Cancanella. Ah, non importa, arrenditi. Dovete stare attenti e saltare al momento giusto, io non ce la sto facendo tipo per nulla. Appunto. Arrenditi a fronte al mio attacco speciale. E affronta, non lo so, cancanella. Esatto, molto presto sarò al mio attacco speciale. Ragazzi, io non so come schivarlo questo. No, perché ho saltato?
Fra non molto lo utilizzerò e poi ho perso il dialogo perché ho premuto troppo velocemente X. Salutando che si uso questo analogico faccio prima. Bella ragno. Ti ho l'ultima chance. Porca miseria. Per fortuna ho un botto di G, quindi posso comprare tutto il cibo che voglio. Osserva il mio attacco speciale. Ma che diavolo? Quello è il mio attacco speciale. Ehi tu, stupido cane. Mi hai sentito? Smettila di rosicchiare quell'osso. Ehi, da perché le devi andare? Torna qui, ridammi il mio attacco speciale. Vabbè. Vorrei dire che utilizzerò un attacco normale molto figo. Siete pronti? Questo è l'ultimo. Ecco un attacco assolutamente normale. Focus now. Appunto. 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 Il cane. Tipo. Figo. YOLO. Ma? Ok. Boing. Beh, non c'è dubbio. Non puoi sconfiggermi. Proprio così, stai tremando come una foglia. Di conseguenza io, Papyrus, ti sto mostrando pietà. Ti risparmierò. Questa è la tua chance di accettare la mia pietà. E quindi risparmiamolo. No, non riesco nemmeno a battere qualcuno debole come te. Beh, effettivamente ho giocato veramente di merda. Undyne sarà molto delusa. Non verrò mai arruolato nella guardia reale. Il numero dei miei amici rimarrà tale e quale a prima. No, dai, che cosa orribile. Diventiamo amici. Davvero? Vuoi che diventiamo amici? Sul serio? Beh, allora credo che per te possa fare un'eccezione. Cavoli, non siamo nemmeno usciti una volta e sono già riuscito ad essere frenzonato. Chi l'avrebbe mai detto che per fare amicizia sarebbe bastato farci orribili puzzle e combatterci? Mi ha insegnato molto essere umano. Sì, effettivamente lo farò con la prossima ragazza che vedrò. Ti do il permesso di passare. E ti darò anche indicazioni per uscire di qui. Continua dritto finché non arrivi alla fine della caverna. E poi, quando arrivi alla capitale, passa la barriera. È il sigillo magico che ci mantiene intrappolati qui. Chiunque può entrare, ma nessuno può uscire. Tranne qualcuno con una potente anima, proprio come te. È per questo che lei vuole ottenere un essere umano. Vuole aprire la barriera con il potere dell'anima. Così noi mostri potremo tornare in superficie. Oh, quasi dimenticavo. Per raggiungere l'uscita dovrei passare dal castello del re. Il re di tutti i mostri. Lui è... come posso descriverlo? È un gran pacioccone! Si fa adorare da tutti quel tipo. Sono sicuro che ti basterà chiedere... Chiedo scusa, Mr. Delimore. Potrei andare a casa? E ti porterà la barriera lui stesso. Ad ogni modo, basta chiacchierare. Mi troverai a casa mia ad essere un buon amico. Vieni pure a visitarmi per quell'appuntamento. Ok. Ripeto come avevo detto nei primi episodi, non sono un top playerone. E tra l'altro è la primissima volta che gioco con un controller. Con le freccette sono tipo più bravino. Unica cosa, con le freccette sentireste un botto di rumore. Quindi ho detto sti cavoli, facciamo con il controller. Non è una scusa, faccio abbastanza cagare anche con la tastiera. Però è a titolo informativo. Comunque, ora andiamo qua. Non so perché ho usato l'iglu. Perché non ho usato l'iglu più che altro. Quindi riculiamoci. Ok. Prendiamo un po' di nuovo le ciambelle ragno. E facciamo un po' di spesa qua. Se abbiamo soldi, se ne abbiamo. Un po' di cancannelle, dai. Un po'. Cosa mi ha detto? Scusate. Credo non ti bastino i soldi. Offri, no? Come tua sorella. Dunque, io vado di nuovo a curarmi qua per arrivare a 30 PS. Non ho abbastanza soldi, non posso, che palle, ma tanto me li dai. Vabbè, allora a questo punto andiamo a fare l'appuntamento, va? È l'ultima cosa che faremo oggi. E così sei di nuovo qui a reclamare il tuo appuntamento? Deve interessarti davvero tanto.
Vorrà dire che ti porterò in un posto speciale. Un posto in cui passo molto tempo. Giriamo a destra. E ancora a destra. Un'altra volta a destra. Ah, eccoci qui. Casa mia! La meme di SpongeBob dovevo farla, scusatemi. E questa è casa. Allora, io so che una versione di Undertale ha tipo un qualcosa qui nel frigorifero, qui nel lavandino. E so che in Undertale per Switch c'è un boss qui. Noi stiamo giocando da PC, non stiamo giocando da Switch. E non so se sto giocando con la versione di Undertale che possiede effettivamente la novità lì dentro. Fatto sta che siamo a casa loro. Quella è la roccia domestica di mio fratello. No ragazzi, con le rocce domestiche non ce la posso fare, c'è un'amica che è troppo fissata. Si scorda sempre di darle da mangiare. Come sempre devo essere io quello responsabile. La roccia è coperta da zuccherini. È un calzino sporco con sopra una serie di note. Sans, per favore, raccogli il tuo calzino. Ok. Non rimetterlo giù, spostalo. Ok. L'hai spostato di un paio di centimetri, spostalo in camera tua. Ok. E non riportarlo indietro. Ok. È ancora... È ancora qui. Non hai appena detto di non riportarlo in camera mia? Lascia perdere. Tocchi il divano e metti un tintinnio. Trovi un po' di monete sparse dentro al divano. Ricevi 20G. Ma sono loro. È un divano flaccido. Oh, quello è il mio gioco premi preferito. Dice, rimanete sintonizzati per un nuovo programma, MTT. Cosa? Di solito è molto meglio di così. Questo è solo un brutto episodio, non giudicarmi. Ok, MTT, eh? Sono sicuro che non sarà importante. È un libro di battute... No. No. No! Ho detto di no! Oh, dentro il libro di battute c'è un libro di fisica quantistica. Guardi dentro. Ok. Dentro il libro di fisica quantistica c'è un libro di battute. Guardi al suo interno. C'è un altro libro di fisica quantistica. Decidi di fermarti, ok? Chiami a la mia casa. Fa con calma e divertiti. Andiamo a vedere qui. Quello è il cestino. Puoi visitarlo quanto vuoi. Ah ah, ti interessa il mio museo del cibo? Prego, ammira la mia mostra culinaria. Metafrigo pieno di contenitori. Di contenitori tutti con su scritto spaghetti. L'altra metà contiene solamente un sacchetto di patatine vuoto. Le patatine in frigo, però. No, cioè si fanno brutte, credo. Non so. Mio fratello va sempre fuori a mangiare, ma di recente ha provato a cucinare qualcosa. Era tipo uno sfornato. Mi ha riempito di una roba zuccherosa, non a base d'uovo. Che assurdità. Ok. Geniale, no? Ho aumentato l'altezza del lavandino. Ora posso metterci sotto più ossi. Da un'occhiata. Cosa? Prendi quel cane in piccione. Maledizione. Sans, smettila di tediarmi con accompagnamenti musicali. Ok, via, qua c'è qualcosa. Lascia perdere. No, ok. Quindi possiamo andare avanti, no? Un'immagine classica. Mi ricorda sempre cose importanti nella vita. Ok, peggio di un cane. La porta è chiusa. E lì la stanza di Sans che boh. E questa è... Questa è camera mia. Se hai finito di guardare in giro, potremmo entrare e fare qualsiasi cosa faccia una coppia ad un appuntamento. Andiamo. Ma prima la cintura. Perfetto, mi dissocio. Ehi, quelli sono... sono gli attacchi... Ah, ok, sono gli attacchi che ho usato su di te. Quanti ricordi, eh? Sembrava ieri, nonostante sia praticamente appena successo. Non ci sono scheletri nel mio armadio. Tranne me a volte. Ok, vediamoci. Ci sono dei vestiti appesi con cura. Ok. Internet, sono piuttosto popolare lì. Me ne mancano una dozzina per avere un numero a due cifre di gente che mi segue. Questo sono io ogni volta che parlo con i miei mod ed è molto triste. Ovviamente il successo ha un caro prezzo. Un troll geloso mi ha attaccato sull'account online. Mi manda sempre giochi di parole in un font scemo. Papyrus. Ok, ho detto tutto. Quel libro è uno dei miei preferiti. Costruzione di puzzle avanzata per menti critiche. Quel libro dopo
quel libro dopo che è un altro dei miei preferiti. Nascondino con il coniglietto morbidoso. Il finale mi colpisce sempre. Io che leggo 8 volte Hunger Games, be like. Non è Ganza quella bandiera? Andain l'ha trovata alla baia. Credo provenga dal mondo degli umani. Ora, so cosa stai pensando. Perché mai una bandiera umana ha sopra uno scheletro fichissimo? Beh, ho una teoria. Penso che gli umani discendano dagli scheletri. Beh, no, sono gli scheletri che discendono dagli umani. Ah, sì, action figures. Un grande riferimento, ok, per scenari di battaglie ipotetici. Come faccio ad averne tante? Beh, diciamo che me le date un uomo cicciuto e sorridente che ama fare sorprese. Sì, proprio così, Babbo Natale! Quello è il mio letto, Sans, ok? Quello è il mio letto. Se mai arrivassi alla superficie... Oddio, cosa avevo pensato? Se mai arrivassi alla superficie, vorrei guidare su una lunga autostrada. Il vento nei miei capelli che non ho perché sono uno scheletro. Il sole sulla mia pelle che non ho perché sono uno scheletro. Ovviamente è soltanto un sogno, quindi mi limito a viaggiare mentre dormo. Ok, ma c'è l'assicurazione. Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Iniziamo. Ok, inizio appuntamento. Via, appuntamento. Eccoci qua, l'appuntamento. In realtà non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora. Ma niente paura, non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. Ok. Ho rimediato una guida ufficiale per appuntamenti della biblioteca. Siamo pronti per divertirci alla grande. Vediamo. Punto 1. Premi C per far comparire le info appuntamento. Wow, mi sento così informato. Penso che siamo pronti per il punto 2. Punto 2. Chiedere di uscire insieme. Umano, io, il grande Papyrus, uscirà insieme a te? Sì. Davvero? Wow! Quindi vuol dire che è tempo per il punto 3. Punto 3. Vestiti bene per mostrare che ci tieni. Aspetta un attimo. Vestiti. Quel cerotto che ti sta attaccato. Stai indossando dei vestiti proprio adesso. E non solo. Anche prima avevi addosso dei vestiti. No, può essere. Volevi un appuntamento con me fin dall'inizio? Sì. No. Hai pianificato tutto. Sei molto meglio di me negli appuntamenti. No, la tua potenza di appuntamenti. Non puoi pensare di avermi battuto. Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto negli appuntamenti. E mai lo sarò. Posso facilmente starti dietro. Vedi, anche io posso indossare abiti. Difatti, indosso sempre i miei abiti speciali sotto quelli normali. Giusto in caso che qualcuno mi chieda un appuntamento. Ammira. Che ne pensi del mio segreto? Lo adoro. No, un complimento sincero. Ok. Comunque, non comprendi il vero, davvero il potere nascosto di questo costume. E quindi, ciò che hai appena detto non conta. Questo appuntamento è giunto alla sua fine. A meno che tu non trovi il mio segreto. Ma ciò non succederà. Muovi espressione con Z. Le anime degli umani sono più sole dei mostri. Ma le scarpe dei mostri sono più suole. O forse no. Le mie gambe non hanno segreti. Solo duro lavoro e perseveranza. E ok, sempre le gambe. Mi dissocio. E maglietta? Questa maglietta prima non aveva scritto figo, ma l'ho migliorata. Ah, c'è solo scritto tipo. Consiglio, ogni vestito può essere migliorato così. Cioè, c'è scritto tipo sulla maglietta e basta. Che senso ha? Il cappello? Il cappello. Il cappello! Bene, allora. Hai scovato il mio segreto. Immagino di non avere scelta. È un regalo. Un regalo solo per te. Lo sai che cos'è questo? Ovviamente spaghetti. Spaghetti! È ciò a cui stavi pensando, vero? Giusto? Ma, oh, sbagliatissimo.
Questa non è la solita pasta, questo è un lavoro di artigiani, spaghetti di seta, imbecchiati in una botte di quercio e poi cucinati da me, grande chef Papyrus. Umano, è tempo di finirla qui, non ha senso proseguire oltre. Ne prendi un morso? La tua faccia si contorce istintivamente, il sapore è indescrivibile. Che espressione passionale, adori davvero la mia cucina. E per estensione me, forse più di me stesso. No! Umano, adesso mi è chiaro. Provi amore per me. Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici, tutto questo per me. Umano, anche io vorrei che tu fossi felice. È tempo che anche io esprimo i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus. Io... Wow, fa caldo qui dentro, lo sbaglio. Oh, diamine. Umano, io... Mi dispiace. Non mi piace allo stesso modo di come piaccio a te, no, incredibile che mi frenzonano anche nei giochi. Romanticamente, intendo. Voglio dire, ci ho anche provato. Visto che stavi flirtando con me, ho pensato che avrei dovuto uscire con te. E poi il resto sarebbe venuto di conseguenza. Che avrei eguagliato la tua passione per me. Ma ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Però ha ammesso di aver fallito. Mi sento come prima. E anzi, uscendo con te, ti ho fatto solo sprofondare di più nell'intensa passione per me. Ok. Un'oscura prigione di passione senza uscita. Come si può fare questo degli amici? No, aspetta, non va bene. Io non posso fallire mai. Umano, ti aiuterò in questi tempi duri. Continuerò ad essere il tuo grande amico. Ma, tecnicamente così avresti fallito due volte, credo, ma ok. E farò finta che non sia successo niente. Dopotutto, tu sei eccezionale. Sarebbe tragico perdere la tua amicizia. Perciò dai, non piangere perché non ti bacerò. Anche perché non ho labbra. Ed, ehi, un giorno troverai qualcuno figo come me. Beh no, non è vero. Ma ti aiuterò ad adeguarti alla seconda scelta. Oh, e se mi vorrai ricontattare, ecco il mio numero di telefono. Puoi chiamarmi quando vuoi. Platonicamente. Beh, devo andare. Siamo stati frenzonati, cioè io sono stato frenzonato anche in un videogioco, quindi ora penso che chiuderò l'episodio in preda alla depressione. Sì, Trudy. Ok, è durato troppo questo episodio, quindi vi saluto subito, prendo un attimino il coso qui. Anzi no. Facciamoci il primo tratto che c'è un altro save point. A meno non concludiamo e riapriamo l'episodio di nuovo nei vischi, che sarebbe molto triste. Io però inizio già a salutarvi, signori. Vi ricordo che Undertale... non è una serie, diciamo così, raccogliticcia, ma semplicemente ha una data diversa rispetto alle standard dei miei video, ovvero viene pubblicata sì, ma il sabato e la domenica alle ore 12:15, quindi ok, noi ci fermiamo esattamente qui. Il suono dell'acqua che scorre, ti riempie di determinazione. Siamo a Cascate, posto di guardia, ed è proprio Cascate il luogo dove si terrà il prossimo episodio. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella per ogni video e passare gli eventi link in descrizione, Instagram per aggiornamenti dei mini carini, Discord per i pocket tournament e tornei completamente gratuiti che si svolgono ogni domenica dalle ore 16 alle ore 18:59 e infine Twitch dove sono i live ogni mercoledì e venerdì alle ore 16:30. Noi ci vediamo, vabbè, con Undertale domenica alle ore 12:15 e poi ci rivediamo settimana prossima, martedì con poche maturità, giovedì con Free Battle Spot e poi, per quanto riguarda le live, mercoledì con Pokémon Bianco 2 con solo Patrat e giovedì di nuovo con Omori. Ma, per oggi è tutto, arrivederci assistenti.